Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ho deciso per tutta la settimana di farvi vedere quello che mangio in un giorno di Portion Control Diet. Oggi ho due fette di pane tostato con avocado, due uova con sopra il formaggio e una pera. Poi qui ci sono le vitamine e gli omega 3 che sto prendendo con il progetto Empowered Woman. E poi c'è la mia solita borraccetta piena d'acqua che devo andare a berne almeno 3 al giorno e difficilmente ci riesco, ma comunque ci sto provando. Nuovo video. Eccoci qui con una nuova colazione. Stamattina ho pane di segale, che è un giallo, con avocado. Allora, in pratica sarebbe un blu, sarebbe un quarto di avocado. Siccome io ne ho messo metà di un quarto, è mezzo blu, quindi mezzo blu di avocado, un rosso che sono le uova strapazzate, un viola che è il kiwi. Poi ci sono le mie vitamine, la tisana, che stamattina me la sono fatta perché il tempo è un po' bruttino, allora ho deciso di farmi la tisana e ho scelto, stavo provando a prenderla, non si vede ma è blueberry muffin tè. E poi qui c'è la mia borraccetta piena d'acqua. Oggi è una bellissima giornata di sole. Ho deciso di farmi la tisana lo stesso. Ho scelto mandarin orange. Non si legge? Ah, sì, invece sì. Orange, poi qui c'è la mia solita borraccetta d'acqua. Qui ci sono le mie vitamine, verdura, frutta, bacche e omega. Poi c'è pane, quello da sandwich che si prende anche al Lidl. Integrale che sono un giallo, mezzo blu avocado, un viola il kiwi e poi qui abbiamo due rossi che sono le uova e poi il petto di tacchino in mezzo e basta. Questa qui è la mia colazione. Adesso me la vado a pappare che ho una fame pazzesca. Allora, oggi è giovedì e per colazione cosa abbiamo? Domani il compleanno Sempre, sì, di Gabriele. sempre due fettine di pane tostato con avocado perché ho preso il pan bauletto stamattina. Qui le vitamine, come sempre, la banana e poi qui c'è la mia barraccetta piena d'acqua. Come proteine ho due uova, come sempre, mi piace un sacco la colazione salata. E in mezzo ci ho messo una fettina di scamorza e quindi questo piatto com'è? Un giallo, un blu perché l'avocado e il formaggio, un rosso e un viola. Allora, stamattina una colazione diversa perché oggi è il compleanno di Gabriele e quindi stasera mangeremo la torta e mangeremo dei ravioli ripieni e quindi i carboidrati non li mangio né a colazione né a pranzo per poter, cioè per poter comunque mangiare poi insieme a tutti con tranquillità stasera. Perciò per colazione oggi due uova con il formaggio sopra, con la scamorza sopra, un kiwi, le mie vitamine. E poi qui mi sono fatta la tisana drenante e basta. Adesso vado a mangiare. Oggi mi sono sbizzarrita un po'. Allora, qui sotto c'è il pane di segale, una fetta che vale un giallo. Sopra ho messo sempre il mio ottavo di avocado, quindi mezzo blu. Poi c'è
il prosciutto cotto che fa un rosso e questa fettina di provola che fa l'altro mezzo blu. Poi qui c'è la mela, un viola, le vitamine come sempre. Qui c'è un altro viola di spremuta d'arancia fatta da me con le arance che stavano già partendo. E poi qui c'è invece la tisana, quella drenante. E basta, questa qui è la mia colazione. Adesso vado, qui ho Giornali. di Mondo Convenienza. E niente, adesso vado a mangiare perché ho famona. Ciao! Tutti, ed eccoci a domenica. Oggi, come sempre, la solita colazione, insomma. Due uova, un rosso, un giallo, la fettina di pane di segale, mezzo blu di avocado, un viola, ho preso la banana, poi ci sono le mie vitamine e la tisana drenante. Vado a mangiare perché ho un pochettino fame. 1, 2, 3, come on!